MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la grande mountain bike di MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano da Prato, siamo nella bella città toscana per raccontarvi oggi la marathon da piazza a piazza. Il bel centro storico di Prato è ricco di attrattive come il Castello dell'Imperatore, che è forse il simbolo della città. Costruito per volere di Federico II di Svevia, rappresenta l'unico esempio di architettura sveva in tutto il centro e nord Italia. Nella stessa piazza anche la Basilica di Santa Maria delle Carceri e poco distante da vedere sicuramente il Duomo, chiamato anche Cattedrale di Santo Stefano, con la sua bella facciata duecentesca, tra l'altro recentemente restaurata. All'interno conserva tante opere d'arte come il pulpito di Donatello. Da vedere sicuramente anche il Palazzo Pretorio, che ospita oggi il Museo Civico di Prato. Al suo interno tanti capolavori dei più famosi artisti italiani come Donatello, Filippo Lippi. A due passi dal centro storico di Prato, lungo il fiume Bisenzio, è allestita la logistica e la zona di partenza ed arrivo della 35esima edizione della Gran Fondo da piazza a piazza. Possiamo sicuramente dire che rappresenta, con i suoi 35 anni di età, la più anziana Gran Fondo del territorio. Una Gran Fondo che richiama ogni anno tantissimi appassionati e tantissimi campioni delle ruote grasse, come il team Sudal Lee Coogan, con il pluricampione del mondo marathon Leonardo Paez, la campionessa italiana marathon Sandra Mayrhofer e la campionessa europea marathon Adelaide Morat. Sono oltre 700 gli atleti al via che stanno entrando nelle griglie di partenza predisposte lungo la sponda, la golena del fiume Bisenzio. Organizza l'Avis Verag Prato con l'infaticabile Marco Barni. La gara è valida come quarta prova del Challenge Coppa Toscana ed è valida anche per i circuiti Rampitec e Deltos Cup. Maglie di leader di Coppa Toscana pronte in griglia, abbiamo visto Nicola Morozzi, e questa invece è Cristiana Lippi del Ciclissimo Bike Team. Biker raggiunti un po' da tutta Italia per questo appuntamento che è il caso di dirlo, un vero classico per le Gran Fondo di mountain bike, che richiama anche sicuramente tantissimi top team come il Sudal Lee Coogan di Patron Stefano Gonzi, con Adelaide Morat, la campionessa europea marathon, il Bottecchia Factory Team con tra gli altri Stefano Valdrighi, vincitore domenica scorsa a Sinalunga, la terza prova di Coppa Toscana, ma da subito la parola alla griglia di partenza. Buongiorno a tutti, sono contento di essere tornato qua. Sì, come hai detto, la gara di gas è una gara importante,
percorso bello, anche cerchiamo di divertirci, di fare il meglio qua. Prima parte della stagione per te? Direi positivo, ci sono stati un po' di trasferte, abbiamo fatto gare insieme anche con Dario, abbiamo vinto una gara importante e adesso siamo all'inizio della stagione e cerchiamo di fare bene ancora. La prima maratona qua in Italia. Sono contenta di essere qua, è sempre bello, oggi anche il sole ci bacia, quindi sono molto contenta di essere qua con la nuova squadra. Yes, it's a home race of. Questa è la gara di casa del team. Sono qui per la prima volta a questa gara, nuova corsa per me, e vedrei come andrà. Sì, sarà una bella gara, è sempre dura e sono contenta di essere qui perché comunque il paesaggio merita e dai, in bocca al lupo a tutte. Occhi puntati sicuramente sul pluricampione del mondo marathon Leonardo Paez, ma anche su Dario Cherchi, su Dal Lee Coogan, Stefano Valdrighi, Bottecchia Factory Team, la coppia del Rolling Bike, Emanuele Spica con Vincenzo Saitta. Manca veramente poco alla partenza di questa 35esima edizione della Gran Fondo da Piazza a Piazza e alle 9:30 in punto scatta lo start della 35esima da Piazza a Piazza. I primi a partire sono gli atleti iscritti sul percorso lungo, il percorso marathon che misura 65 km per 2130 metri di dislivello. Si esce dalla zona golenale del fiume Bisenzio verso i primi chilometri su asfalto. Intanto, dopo un minuto dalla partenza del marathon, è la volta ora del percorso Gran Fondo. E queste sono le immagini che ci arrivano in diretta dalla bicicletta di Maurizio Cipriani, che oggi sarà il nostro inviato in gara. Maurizio del team MTB Casentino è anche l'organizzatore dell'ultima prova di Coppa Toscana, la Casentino Bike. E intanto siamo ancora sulla testa della corsa, siamo con Moto 1. Prime scaramucce in testa, Nicola Furiasse, ora a tirare il gruppo, l'atleta del Biking Racing Team, con Dario Cherchi, Sudal Lee Coogan, Luca Accordi, Leonardo Paez. Si segue la sponda destra del Bisenzio, si attraversano le località di La Cartaia, La Briglia, in direzione Vaiano, e poi si gira a sinistra per imboccare la prima salita di giornata, un'ascesa di circa 4 km ancora su fondo asfaltato, dove siamo già con le nostre immagini che ci arrivano in diretta da Moto 1. Da sinistra a destra vediamo Leonardo Paez, Alessio Trabalza, Nicola Furiasse, Luca Accordi, Franco Casella, gruppo di testa con tutti i migliori che si sta avvicinando alla prima feed zone posta proprio alla fine della prima salita. Ora inizia lo sterrato e attenzione, perché davanti si è portato il pluricampione del mondo Leonardo Paez. Lo vediamo con il pettorale numero 1, l'atleta del Sudal Lee Coogan, che ha alle sue spalle Dario Cherchi, suo compagno di squadra. E vediamo poi Emanuele Spica del team Rolling Bike, Stefano Valdrighi del Bottecchia Factory Team in quarta posizione, che indossa anche la maglia di leader del circuito Coppa Toscana. Coppa Toscana che giunge oggi alla sua quarta prova dopo la Gran Fondo Castello di Monteriggioni, la Gran Fondo dell'Argentario e la Sinalunga Bike di domenica scorsa. Leonardo Paez e Dario Cherchi a fare l'andatura si alzano sui pedali, seguiti da Stefano Valdrighi e Emanuele Spica. I quattro si sono già avvantaggiati dal gruppo e sono già all'imbocco della salita verso il Gran Premio della Montagna, la salita di Monte Javello lunga
3,5 km circa, con un dislivello complessivo di 346 metri e una pendenza massima del 19%. Una salita sicuramente più pedalabile nella prima parte, poi diventa un po' più insidiosa nella parte successiva con tante pietre. Ma torniamo subito sulla nostra postazione fissa e vediamo che in quinta posizione c'è Stefano Goria del Mentecorpo, seguito da Alessio Trabalza, Sudal Likugan, poi Luca Accordi, leader Master 1 di Coppa Toscana, con alle spalle Pietro Dutto del team Mentecorpo. Seguiamo l'azione anche di Vincenzo Saitta. Ancora passaggi in questo punto con Nicola Furiasse, Biking Racing Team, con alle spalle Davide Masi, Bottecchia Factory Team, e poi Pierpaolo Ficara del Rolling Bike, lo vediamo di spalle. Salita che porta al Gran Premio della Montagna di questa Gran Fondo da Piazza Piazza, Gran Premio della Montagna delle Cavallaie, dove saremo al 18° chilometro di gara, ad un'altitudine di circa 1000 metri sul livello del mare. Ancora nuovamente in testa con le immagini da Moto 1. Ora a fare l'andatura è Dario Cherchi del Sudal Likugan, subito seguito dal suo compagno di squadra Leonardo Paez. Terza posizione per Stefano Valdrighi del Bottecchia Factory Team e quarto posto per Emanuele Spicca del Rolling Bike. E la regia stacca con le immagini dalla nostra postazione fissa. Ora al comando c'è Leonardo Paez, sempre tallonato dal compagno di squadra Dario Cherchi, poi Stefano Valdrighi, e chiude il gruppo di testa Emanuele Spicca. E deve passare oltre un minuto per vedere la quinta posizione con Stefano Goria del team Mentecorpo, poi Luca Accordi e Alessio Trabalza, Sudal Likugan, in settima posizione. Ottavo posto per Pietro Dutto, team Mentecorpo, mentre questo è Vincenzo Saitta del team Rolling Bike. E grazie all'aiuto della regia torniamo all'imbocco della salita del Monte Javello. Attendiamo anche la gara femminile, vediamo come sta procedendo, e attenzione perché in testa c'è la campionessa italiana marathon, si tratta di Sandra Mayrhofer del Sudal Likugan. Eccola Sandra con la sua bella maglia tricolore. Meno di un minuto per vedere la seconda posizione con un'altra campionessa, si tratta della campionessa europea marathon, la tedesca Adelaide Morat, e terza posizione per la veronese Chiara Burato del team Mentecorpo. Transitano anche gli atleti sul percorso corto e questa è Nelia Cabetai, quarta assoluta, in testa però al percorso Gran Fondo di 40,5 km per 1430 metri di dislivello. Ma risaliamo le posizioni del percorso marathon. Questo è Nicola Furiasse del Biking Racing Team, che ha davanti a sé Pietro Dutto del team Mentecorpo. Come vedete la salita a tratti diventa sicuramente più dolce e le velocità sono sicuramente più elevate. Ma torniamo in diretta con la telecamera posta sulla bicicletta di Maurizio Cipriani. Anche Maurizio ha iniziato a salire verso il Gran Premio della Montagna, ma torniamo in testa al percorso marathon. Vediamo com'è la situazione quando siamo quasi in cima alle Cavallaie. Gruppo di testa formato sempre da quattro biker: Paez, Cherchi, Valdrighi e Spicca, inseguiti da Stefano Goria in quinta posizione. C'è da percorrere ancora circa un chilometro per arrivare in cima al Gran Premio della Montagna delle Cavallaie, dove siamo già con la nostra postazione fissa. E a fare l'andatura ora il colombiano del Sudal Likugan, Leonardo Paez, con Dario Cherchi
suo compagno di squadra, poi Stefano Valdrighi ed Emanuele Spicca in quarta posizione. Ma facciamo partire il cronometro e attenzione, perché sono solo 40 i secondi di ritardo per la quinta posizione con Stefano Goria del team Mente Corpo. Sesto è Luca Accordi con la maglia di leader di Coppa Toscana, che ha alle sue spalle Pietro Dutto del team Mente Corpo. La salita al Gran Premio della Montagna ha fatto sicuramente grande selezione sul gruppo di testa, i biker sono distanziati. Seguiamo l'azione anche di Vincenzo Saitta, che ha alle sue spalle Nicola Furiasse. Altra coppia di biker con Pierpaolo Ficara e Davide Masi. Bottecchia Factory Team, entrambi in sella alla Full Bottecchia Gardena. E dopo un buon inizio di gara perde terreno Alessio Trabalza del Sudal Likugan. Pettorale numero 8 per Filippo Bertone, Bottecchia Factory Team. Il tracciato ora, dopo lo scollinamento, prosegue in discesa fino a circa al 23esimo chilometro. Poi ci sono 8 chilometri in pianeggianti con qualche su e giù, per poi scendere ancora fino al 38esimo chilometro di gara. Una prima parte di discesa dal GPM molto divertente e tecnica, e attenzione perché transita anche la testa del percorso corto con al comando Matteo Spinetti, Ciclissimo Bike Team. In seconda posizione Enrico Piccianelli, 00 Team, che ha alle sue spalle Lorenzo Biaggi, leader di Coppa Toscana categoria Under 23, che invece gareggia per il percorso Marathon. Altri leader di Coppa Toscana, questo è Daniele Rossi del team Arretium, categoria Master 2. Transita anche Claudio Longhitano, Bottecchia Factory Team. Ancora passaggi con Federico Pallecchi, che ha alle sue spalle il compagno di squadra Claudio Pollini. Ma portiamoci al valico di Migliana, abbiamo abbondantemente oltrepassato metà gara. Attenzione perché Leonardo Paez in discesa ha fatto la differenza ed è ora da solo al comando e deve passare quasi un minuto per vedere la seconda posizione con Stefano Valdrighi, seguito da Dario Cherchi, poi Vincenzo Saitta, e attenzione perché Stefano Goria ha raggiunto il gruppo di testa, ora è in quinta posizione. Sesto posto per Luca Accordi, seguito da Pietro Dutto del team Mente Corpo. Ottavo posto per Vincenzo Saitta, seguito dal suo compagno di squadra del team Rolling Bike, Pierpaolo Ficara. E chiude la top 10 in questo punto Nicola Furiasse, ora seguito da Davide Masi. Dodicesima posizione per Filippo Bertone del Bottecchia Factory Team. Continuano i passaggi, tredicesimo posto per Luca Cacchi, seguito da Marco Galeotti. Quindicesima posizione per Tommaso Casanova, team Boscaro. Torniamo per qualche istante al Gran Premio della Montagna per vedere come sta andando la gara femminile. E scorgiamo la maglia tricolore di Sandra Mayrhofer, sempre saldamente in prima posizione per quanto riguarda la gara femminile sul percorso Marathon. Mettiamoci anche noi all'inseguimento di Sandra Mayrhofer quando ha scollinato ed ora è pronta ad intraprendere la discesa dal Gran Premio della Montagna delle Cavallaie. Guardate che spettacolo queste immagini, Sandra Mayrhofer si tuffa in discesa, questa discesa veramente spettacolare.
Sandra Mayrhofer del team Sudal Likugan è inseguita dalla sua compagna di squadra, eccola la campionessa europea marathon Adelaide Morat. E terza posizione più staccata per la veronese del team Mente Corpo, Chiara Burato, la vediamo proprio ora di spalle. E la regia stacca nuovamente con le immagini che ci arrivano in diretta dalla mountain bike di Maurizio Cipriani. Anche lui sta arrivando in cima al Gran Premio della Montagna e guardate che spettacolo, si ferma proprio ad inquadrare il panorama. Complimenti veramente Maurizio, che riprende subito la sua gara dopo averci fatto vedere questo splendido panorama sulla vallata di Prato. Intercettiamo ancora qualche maglia di leader di Coppa Toscana, questo è Giampiero Ciabatti dell'Avis Prato Vecchio, leader tra i Master 7, seguito da Luca Chiarini del GS Poppi, Master 4. E anche Maurizio Cipriani ha iniziato la discesa dal Gran Premio della Montagna. Godiamoci per qualche istante questo spettacolo, lo spettacolo che ci arriva in diretta dalla sua telecamera posta sulla mountain bike. Effettua un sorpasso e giù in discesa, una discesa veramente spettacolare questa dal Gran Premio della Montagna delle Cavallaie. E grazie ora all'aiuto della regia portiamoci al 56esimo chilometro di gara, località Cerretto. Ora mancano circa 10 chilometri all'arrivo e sono quasi tutti in discesa, e attenzione perché al comando c'è sempre Leonardo Paez, Sudal Likugan, e devono passare quasi 50 secondi per vedere gli inseguitori con Stefano Valdrighi in seconda posizione, seguito da Dario Kerchi, Sudal Likugan. Ora l'ultima discesa verso Prato e il traguardo di questa 35esima edizione della Da Piazza a Piazza, dove siamo già con le nostre immagini, siamo lungo il fiume Bisenzio dove è posto il traguardo. E tanto pubblico ad attendere l'epilogo di questa 35esima edizione della Da Piazza a Piazza, e attenzione perché Leonardo Paez è stato raggiunto da Stefano Valdrighi e dal suo compagno di squadra Dario Kerchi. Ultimi metri, poi si svolta subito a destra per imboccare il rettilineo d'arrivo e parte lo sprint. Leonardo Paez, Stefano Valdrighi, contatto tra i due, attenzione, caduta per i due biker e lasciano via libera a Dario Kerchi, che si guarda indietro, svolta subito a destra e taglia il traguardo andando a vincere la Gran Fondo da Piazza a Piazza in versione marathon con il tempo di 2 ore 57 minuti 38 secondi. Un po' sconsolato Dario Kerchi per quello che è successo al suo compagno di squadra e a Stefano Valdrighi, mentre chiude in seconda posizione Stefano Valdrighi del Bottecchia Factory Team, che si è subito rialzato dalla caduta ed accusa un ritardo dal vincitore di 23 secondi. Non vediamo ancora Leonardo Paez, che si è rialzato anche lui, lo vediamo dolorante, cammina lentamente verso il traguardo. Intanto inquadratura per Dario Kerchi, vincitore di questa Da Piazza a Piazza. Intanto si sprinta per la terza posizione, alla meglio Stefano Goria su Emanuele Spica, ed eccolo Leonardo Paez che pedala molto lentamente, speriamo nulla di grave per l'atleta del Sudal Likugan. Ci sembra molto dolorante, chiude in quinta posizione la sua Da Piazza a Piazza. Arrivo anche per Pietro Dutto del team Mente Corpo, sesta posizione per lui. Settimo è Luca Accordi del 00 Team, che mantiene così anche la maglia di leader di Coppa Toscana.
Ottavo posto per Vincenzo Saitta, eccolo tagliare il traguardo, l'atleta del team Rolling Bike, seguito dal suo compagno di squadra Pierpaolo Ficara. Mentre a chiudere la top 10 di questa 35esima edizione della Da Piazza a Piazza è Nicola Furiasse del Biking Racing Team. E poteva essere sicuramente un arrivo allo sprint adrenalinico e Leonardo Paez si porta verso l'ambulanza, chiede assistenza medica il pluricampione del mondo marathon, a cui vanno sicuramente i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Siamo alla cerimonia floreale maschile con Stefano Goria, Stefano Valdrighi in seconda posizione e il vincitore Dario Kerchi del Sudal Likugan. La parola ai protagonisti. Sono molto contento della gara che sono riuscito a fare, ecco. È stata dura, combattuta fino alla fine, poi ho perso un po' la battaglia per il podio sull'ultima discesa e poi è successa la caduta in volata, ecco. Partiamo dalla fine, c'è stata la volata, nelle volate può succedere, l'importante è non farsi male oggi. Io perlomeno qualche abrasione, ma niente di rotto, e non so Leo come sta. E sì, parlando della gara invece, sua prima salita, hanno subito fatto il forcing Leo e Kerchi e io l'ho seguito insieme a Spica, siamo arrivati in cima alla prima salita, c'era tutto un tratto su e giù che ci portava alla seconda salita, è rientrato anche Goria e da lì Leo ha subito riattaccato forte, ha preso qualche secondo, a un certo punto ci hanno detto che aveva più di un minuto e in cima alla salita ho provato a prendere qualche metro di vantaggio, ma Kerchi mi ha anticipato in discesa, sapevo che lui comunque in discesa va forte, l'ho seguito e siamo arrivati a metà discesa e ci hanno detto che avevamo 40 secondi su di Leo. Io ho provato nei su e giù successivi a fare il forcing, sono riuscito a staccare Kerchi e poi nell'ultimo single track ho visto davanti a me una maglia sudale, ho detto boh, magari è Leo, e infatti era così, siamo arrivati giù in fondo all'ultimo e l'ho ripreso e poi qua in volata, beh, è andata così, ma comunque sempre sul podio, mi fa piacere far secondo una gara così importante, sono felice. E sono molto contento, diciamo che mi sarebbe piaciuto giocarmela meglio sul finale, purtroppo siamo arrivati in volata in tre, loro due erano vicine alle transenne, poi si sa quando si è in piedi e un attimo toccarsi con i manubri e purtroppo loro due sono caduti. Io sono riuscito in qualche modo, visto che ero un po' più esterno, a schivare la caduta e diciamo che ho vinto, però spero non si siano fatti troppo male e gli auguro il meglio. E ultime fatiche anche per il nostro inviato in gara Maurizio Cipriani, che si sta portando anche lui verso il traguardo di Prato. Attendiamo anche l'epilogo della gara femminile e attenzione, sta per chiudere proprio lei, si tratta di Sandra Mayrhofer, che ha fatto una gara sempre in testa ed ora va a vincere braccia al cielo la 35esima edizione della Marathon da Piazza a Piazza. Un'ottima prova per Sandra, accolta anche dal suo team manager Stefano Gonzi. Arrivo anche per il nostro Maurizio Cipriani, che ringraziamo per il suo prezioso contributo di oggi. Attenzione, sta per chiudere anche Adelaide Morat, sempre del Sudal Likugan, la campionessa europea marathon, si aggiudica così la seconda posizione. Una grande, grande prova anche per Adelaide Morat, Sudal Likugan. Ci sembra particolarmente affaticata la tedesca, probabilmente ha avuto qualche problema fisico durante la gara. E attenzione, sta per chiudere anche la veronese del team Mente Corpo, Chiara Burato, che sale così sul terzo gradino del podio di questa 35esima edizione della Gran Fondo da Piazza a Piazza. Complimenti anche a Chiara. Andiamo subito alla cerimonia floreale con al terzo posto Chiara Burato del team Mente Corpo, al secondo Adelaide Morat del Sudal Likugan e la vincitrice Sandra Mayrhofer del Sudal Likugan.
Si stappa lo spumante e la parola va subito alle protagoniste di giornata. Sono soddisfatta del risultato di oggi, ho cercato di fare del mio meglio. Non è stato facile perché la gara delle discese per me è abbastanza impegnativa, però sono molto soddisfatta del risultato. C'è ancora tanto, tanto da lavorare però. Mi è piaciuta molto questa gara, è la prima volta alla gara di casa del nostro Stefano Gonzi. Non stavo molto bene oggi. È stata una grande lotta, soprattutto con me stessa, ma sono molto felice di averla finita e sono contenta per il mio risultato e quello del team. Bellissima gara. È stata una bellissima prova, mi sono sentita bene fin dall'inizio. Sono riuscita a fare belle discese, a spingere lì un po', quindi mi sono divertita un sacco oggi, sì. Per noi è una soddisfazione immensa. Anche perché negli ultimi tempi il nostro territorio è stato martoriato dal maltempo, quindi già essere riusciti a fare la gara è un grande successo. Poi, se mettiamo che abbiamo avuto campioni europei, campioni italiani, due volte campioni del mondo, insomma, per noi è motivo di grande orgoglio. Anche tutti i master ho sentito che si sono divertiti perché i percorsi gli sono piaciuti, quindi siamo doppiamente soddisfatti. Ed ora la vestizione delle maglie di leader dei circuiti del Toscap, Rampitec e Coppa Toscana. Andiamo a vedere chi sono i leader di Coppa Toscana dopo la da piazza a piazza. Tra gli elite Stefano Valdrighi e Chiara Burato, elite master Luca Celli Junior, Emanuele Spiga, M1 Luca Accordi, M2 Riccardo Coluccini, M3 Nicola Corsetti, M4 Stefano De Santis, M5 Daniele Messano, M6 Nicola Morozzi, M7 Mauro Vagnoli, M8 Guido Bichi, Under Lorenzo Biagi e tra le donne Elena Piatellini, Nelia Cabetai, Oriana Goretti, Cristiana Lippi e Laura Papi. Prossimo appuntamento con Coppa Toscana il 12 maggio a Marina di Bibbona in provincia di Livorno per la Gran Fondo Costa degli Etruschi. Va in archivio la 35esima edizione della Da Piazza a Piazza che vi dà appuntamento al prossimo anno. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna come sempre la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con